Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Le ultime 3 settimane non ho fatto video, però sono tornata questa settimana. Ho mangiato l'interiore di un tizio. Poco prima di Halloween ho preso parte ad un set horror, il che mi intrigava molto, considerato che era proprio il periodo Squid Games. È partito tutto con dei sopralluoghi, con i due registi siamo andati a vedere che inquadrature si potevano fare, che cosa era possibile creare e il format che dovevano usare, il formulo del loro lab, era utilizzare la Steadicam e permette movimenti di camera simili al carrello, quando il carrello in realtà potrebbe essere inadoperabile. Comunque creare sensazione di ansia, di impossibilità di scappare da una determinata situazione, ed è quello che volevano ottenere con questo corto. Ok. E sei entusiasta di questo progetto? Ah sì, molto. Adesso poi più che mai. Cosa ti hanno detto? Mi hanno svelato come finirà questo cortometraggio e l'idea mi ha gasato, quindi sono molto entusiasta, proprio perché so come va a finire. Il giorno di ripresa in realtà ero un po' scarica, devo dire. They wish you. E oggi farò un horror, first movie horror. The CEO cringed is to CEO that blood. Hopefully it will be good. Perché sennò viene trash in una maniera epocale, tipo. Il plot di questa storia era: ragazza tradisce ragazzo davanti ai suoi occhi mentre è inseguita in un parco per tutto il giorno. Da così ero rimasta un po'. Ma non lo so se può funzionare. Si torna in enjoy. Hopefully I will be able to drive. Direi non bene. Tappa trucco. Tappa MDP. Che meraviglia. Croccante. Non so se questa è quella che non va. Questa qual è? È quella rossa. Che non va. Quella che non quella va. Che non va. Metodo di ripresa. Preparativi di elettricismo. Poi facciamo. Microfonaggio. Intervista registi. C'è qualcosa sui costumi? No, sì. Ma mi ha già chiesto. Avete tutto. Sa già pure che se non mi fai firmare la liberatoria ti denuncio. Esatto, si arresta. Fai a lui l'intervista, che lui. Mi piace questo genere, mi piace molto. Ah, sono contenta. E siamo partiti. Sto girando le prime inquadrature con il mio fantastico partner colleague. Niente, aspettiamo direttive. Esatto. I movimenti di Steady sono molto più agili rispetto a un carrello, ciò non vuol dire che sia facile operarla. L'operatore che l'operava era un operatore che aveva la sua attrezzatura personale, perché se tu impari ad essere operatore di Steady, chiaramente ti porti dietro tutto quello che ti serve per imparare. La parte che si tengono addosso rimane sempre personale. Giusto. Primo shot, dovevamo camminare lungo questo sentiero mentre il mio ragazzo effettivo ci spiava, io li mentivo spudoratamente al telefono. Uscirà e andatelo a vedere non appena uscirà. Ve lo lascio qua in descrizione, non appena verrà uploadato io lo metto qua in descrizione, quindi non appena sarà disponibile sarà qui sotto. Ok. Silenzio. La scena più difficile della giornata a livello attoriale, possiamo dire, è stato questo bacetto che mi sono dovuta dare con quest'altro attore. Ragazzo, comunque anche lui che ha una ragazza, io già uscivo con un ragazzo, ce lo siamo detti, ci siamo messi d'accordo, siamo degli attori. Si tocca fino a una certa soglia, diciamo. Si stabilisce quali sono le zone del corpo che possono essere toccate con l'altro attore e fino a lì ci si ferma. In realtà noi eravamo anche in campo lungo, quindi potevamo anche fingere abbastanza. Adesso c'è la scena in cui ci dobbiamo baciare. Sì, ma non mettiamo la lingua. Promesso. Ovviamente nei momenti in cui ci sono le scene un po' più così frizzantine, tutta la troupe cerchio intorno al video village, al monitor, molto easy in realtà, quindi sono andata tranquilla, non ho avuto problemi. Io muoio diretto.
fondamentale per la riuscita di questo corto era un trucco credibile, chiaramente, sennò tutta la costruzione della suspense non si sarebbe concretizzata con un trucco trash, quello che io temevo. Ma non è andata così, perché abbiamo sul set una ragazza bravissima. Che spreco, terribile spreco. Riguardo alla scena di prima, mi viene solamente da dire che è stato un terribile spreco. Tanta coreografia per niente azione. Sì, veramente. Tu l'hai vista? No. Meglio. Beh, c'è gente che... Giatina, che ha usato per fare il set, ha impiegato più di 2 giorni tra cotture di forno, calchi. Finale VFX, sbudellamento. No. Ok, pensa che te lo sposto un pelo così. Sì, tutto da sola. Però ho fatto tipo 2 ore al giorno di lavoro. Scusami se tiro un po' le palle, ma più o meno tempistiche. Allora, sto avendo un attimo un problema con l'attaccatura, però secondo me è una mezz'oretta. Ok, una mezz'oretta. Almeno. E qual è il programma dove sarai in onda? Si chiama. Poi fare uno shot che è durato 20 minuti perché il sole stava scendendo, il che è assurdo. Poi sopra questa gelatina è stato messo un sacco di sangue, commestibile ovviamente, gusto zucchero, cannella. A momenti avevo un po' di ribrezzo, però non così tanto come se lo stessi guardando su un video. Cioè, farlo di prima persona non è stato così schifoso come mi avrebbe fatto schifo magari vederlo. Finito. Quindi, se voi vi chiedevate su Squid Games come fanno a fare quei trucchi speciali, ci vuole decisamente molto tempo. Questa piccola applique di silicone ha messo 4 giorni per essere sfornata, messa sul set e messa in video. Non volete immaginare quanto ci mette un gorgoglio di budella. Sono molto contenta di aver preso parte a questo lavoro. Ovviamente è un lavoro piccolo, si va verso lavori sempre più grandi. Ci vediamo la settimana prossima, perché ho fatto un sacco di set. Ho fatto un set per Maserati, una pubblicità per Chiesi dove recitavo come attrice, tante cose. We have to get back to you. Dobbiamo aggiornarci. Mi fa piacere raccontarvi tutto quello che volete. Se avete delle curiosità, ovviamente non esitate a dirle qua sotto nei commenti. C'è anche un episodio di Viale Lunigiana che deve uscire. Cosa volete vedere uscire per primo? Me lo dite voi. E lasciate un like se vi fa piacere, a me aiuta un sacco anche per continuare a fare i video, per la motivazione, no? Almeno so che c'è qualcuno dall'altra parte. Iscrivetevi if you like to. I will really happy. E grazie per essere rimasti qui fino ad ora e ci vediamo presto, settimana prossima. Ciao.